Noi dobbiamo intanto cominciare a dirci una cosa. Qualcuno qualche anno fa ha detto che, a differenza della Val Susa, qui in provincia di Alessandro non ci sarebbe stato nessun problema a fare uno scempio come il Terzo Valico, perché comunque le popolazioni avrebbero subito passivamente senza niente. Noi siamo la dimostrazione che non è così. Siamo partiti un po' di mesi fa, abbiamo messo in piedi i comitati, queste assemblee, abbiamo fatto Novi, da Quarta, Cortona, abbiamo fatto una manifestazione da Quarta straordinaria, partecipata, bellissima. E grazie a questo comitato, a tutti voi, alla vostra partecipazione così numerosa alle assemblee, il comitato d'affari politico, bancario e imprenditoriale che vuole distruggere il territorio con un'opera squallida ed inutile incomincia ad avere paura. Guardate, l'altro giorno il presidente della provincia di Alessandria ha dichiarato testuale. L'intervista dice: senza un progetto economico serio il Terzo Valico non si può fare. Dopo qualche riga dell'intervista dichiara: io non ho visto nessun tipo di progetto economico, a questo punto dico che dobbiamo rimettere in discussione il progetto del Terzo Valico. Bene, bene, prendiamo atto che Paolo Filippi, anche lui, dopo un po' di anni è diventato anche lui un esponente notato. Io penso che una delle cose che dovremmo fare è chiedere come comitato un incontro a Filippi per partecipare anche lui al movimento notato Terzo Valico. Noi abbiamo... questo non è una cosa secondaria, Io penso che se oggi vengono su queste posizioni non è soltanto perché c'è un problema con Clara, queste cose non si capisce neanche di cosa stanno parlando, ma perché sanno che la gente incomincia davvero ad incazzarsi, perché incomincia a capire quello che sta succedendo. Guardate, è sufficiente andare in giro, parlare con la gente, fare vedere cos'è questa roba qui, su questo scempio, perché noi abbiamo una capacità per farlo, perché quella settimana scorsa, quando Davide Bailo ha illustrato a Pozzolo l'opera, e i pozzolesi erano veramente incazzati, perché quando gli spieghi ai cittadini di un paese come Pozzolo che qualcuno ha pensato di fare una cava grande tre volte il paese, dove buttarci dentro milioni di metri cubi di non si sa che cosa, senza dirlo, qui scattano dei meccanismi veramente dove dobbiamo capire anche cos'è la chi ci deve rappresentare, che cosa sta facendo, quindi anche un meccanismo di nuova rappresentanza, io credo, rispetto a quest'opera. Noi abbiamo quindi la necessità di continuare a volantinare nei paesi, Pozzolo aveva cominciato a portare anche lì la voce del Comitato Notato Terzo Valico. Abbiamo, io credo, un problema in un paese come Serravalle, perché se Arquata, lì avete la mappa dei cantieri, se Arquata è messa male con i quartieri, Serravalle è messa veramente malissimo. Quindi da questo punto di vista, dal punto di vista organizzativo, pensare cosa fare anche in prospettiva su Serravalle, capire se ci sono, se c'è a Serravalle la possibilità di avere un comitato e cominciare ad andare a fare qualcosa dal punto di vista operativo, pratico, per spiegare e essere valenti su cosa sta succedendo, cosa vi potrebbe capitare. Guardate, noi siamo sicuramente consapevoli che non sarà semplice, ma io sono certo che se continueremo ad operare in questo modo noi riusciremo a fermarli. Riusciremo a fermarli perché questa è un'opera che, quando viene spiegata, nessuno può venire qui tecnicamente a cercare di farci tacere, smentire le cose che diciamo e convincere i cittadini che quest'opera è qualcosa di buono. Assolutamente non ce la possono fare. E guardate, l'altra cosa fondamentale è che il comitato notato Terzo Valico è composto da cittadini con la loro passione, siamo molto diversi tra noi, ci siamo trovati su questa battaglia importante, abbiamo il coraggio di metterci la faccia.
Questa mattina ho letto sul giornale locale che il sindaco di Novi dice che incontra la città. Allora, guardate, la città, la gente la incontra il comitato, incontriamo noi ci incontriamo, ci discutiamo, parliamo e con coraggio di metterci la faccia. Questo è fondamentale. Il comitato d'affari che vuole questa roba se sta chiuso nelle segrete stanze e cerca di capire se c'è o non c'è una forza che è in grado di opporsi a quest'opera. Se noi siamo in grado di tenere alta la tensione rispetto a questo, questi si spaventano e si fermano, perché non hanno argomenti rispetto a questo. Io penso che noi dobbiamo continuare con quest'opera. Durante l'estate dovremmo, secondo me, studiare qualche iniziativa, anche magari ludica, un po' simpatica, in Valdemme, che sarà un territorio assolutamente massacrato, con un tunnel pazzesco di 39 km che va a Genova. Quindi io la vivo così. Questa per me è la più bella esperienza politica della mia vita, perché davvero ci siamo trovati in tanti diversi e cerchiamo di formare qualcosa che è veramente una follia totale dal punto di vista economico e di devastazione dei territori. Noi vogliamo un altro modello di sviluppo, che non è cemento, distruzione sulla testa della gente, ma è valorizzazione e difesa del suolo, del territorio, dei beni comuni. E le cose che si fanno devono essere fatte facendo partecipare i cittadini. Quindi anche ripensare un modello di rappresentanza attraverso questa battaglia. E la chiudo con una battuta, perché sennò parlo sempre troppo. Gira voce che il sindaco di Novi, che è assolutamente disperato, se dice che se disgraziatamente si dovesse fermare l'opera, ci penserà lui. Pare che abbia la casa piena di picchi e vadili. Se in tempi abbastanza rapidi può darsi che abbia poche cose da fare, se lo dovete girare sul sito della Valdemme, fermatelo, che magari comincia a bucare e va a girare da solo.